Buonasera, voglio parlare con Elisabetta Sessa, per favore. Sì, sono io, chi è? Salve, sono un collaboratore di Vincenzini, la chiamo dal Casale dei Gelsi di Perugia. Sì, buonasera. Salve, buonasera. Senta, siccome io parlavo con Vincenzini, siccome io ho fatto delle prenotazioni con delle persone che vengono qui alla fiera dell'Euro Chocolate che hanno mandato l'acconto col bonifico, siccome voi non avevate mandato l'acconto, io ritenevo le stanze libere. E quindi le ho prenotate a questi signori. Poi, parlato con Vincenzini, lui mi aveva detto che in effetti voi venivate, solo che lui non mi aveva detto che in effetti queste altre persone che hanno prenotato le stanze hanno mandato l'acconto col bonifico bancario, capito come? E quindi noi abbiamo prenotato le stanze a questi signori. Ora, parlando con Vincenzini, mi dice: vabbè, però avvisali, magari loro non avevano mandato l'acconto, però forse è il caso sì, di avvisarli che le stanze sono già prenotate. Anche perché era stata la parola del signor Vincenzini a dirmi che comunque non ce n'era bisogno dell'acconto, non era mia intenzione non inviarlo. Cioè, Vincenzini vi ha detto lui di non inviare l'acconto? No, ha detto che comunque non c'era problema, potevamo lasciare le cose così e saldavamo quando arrivavamo. Beh, chiaramente con una fiera lei capirà che con la richiesta di stanze che c'è in questo momento non c'è un buco nemmeno a pagarlo oro, chiaramente le stanze vengono date a chi le paga. Adesso va non bene, è, comunque, non è una questione, non ho problemi, non è una non questione ho di sfiducia nei suoi confronti, sia chiaro, sì, e che chiaramente qui viviamo di questo, quindi essendoci l'Euro Chocolate è tutto pieno e quindi purtroppo questi qui hanno pagato in anticipo e abbiamo bloccato le stanze. Capito, vabbè, mi allora dispiace molto. No, dispiace soprattutto a me perché credevo comunque di aver a che fare con delle persone serie. No, lei questo non lo può dire perché noi facciamo il nostro lavoro. Se lei avesse sì, vabbè, voluto fatto male fissare. Però, perché no, abbia pazienza, adesso è fatto male. Lei faceva un bonifico e la stanza era bloccata. Era stato come detto si fa che in tutto comunque il mondo, non è che Perugia, capisci? Non è che Perugia è diversa dal resto del mondo. E che se le ripeto che comunque era mia intenzione fare il bonifico, ma una volta che Vincenzini mi aveva detto non c'è bisogno. Guardi, sicuri? A me mi pare un po' strano che il proprietario l'ha detto. Quindi che allora parli prima con il proprietario. E ci ho parlato col proprietario, telefonato. Io la sto chiamando proprio perché ci ho parlato, perché fosse dipeso da me la stanza era libera, non la chiamavo nemmeno. Vabbè, me l'ha comunque, detto ormai, lui che dovevo chiamare. Vabbè, le cose sono state fatte così, quindi va E quindi bene. Non dica che noi non sappiamo fare il nostro lavoro, perché non ci sto a questa cosa, mi scusi tanto se mi Vabbè, permetto. rimango sempre della mia opinione, Beh, io giusto? rimango dell'opinione che voi del sud siete sempre un po' che fate le cose così, che non ci pensate sopra, e poi ve lo prendete con noi. Ok, Uno lei rimanga prenota, della paga. sua, io rimango della Certo, mia. va Tutto a bene, grazie, posto, arrivederci. Grazie a lei. Luigi! Dimmi, Fabio! Non sono ferratissimo per fare l'umbro, però il dialetto perugino non è proprio il mio forte, però va bene. Allora, mi sono ispirato a Monica Bellucci. Allora, Luigi, adesso tu sei pronto per la seconda parte? Sì. Attenzione, squilla. Pronto? Elisa! Luigi! Senti, volevo chiedere una cosa, ma... Ah, Luigi, aspetta un attimo, te li stavo chiamando, mi ha chiamato quello là del coso, là della cosa di Perugia. Comunque, non ti dico come sto, mi hanno chiamato, non mi ha chiamato questo signor Vincenzini, mi ha chiamato quell'altro, un altro, non lo so. Ha detto, senta, comunque qua c'è stato un equivoco, perché noi le stanze, io credevo che erano libere, e quindi siccome ho ricevuto l'acconto da altre persone, io le ritengo prenotate da queste altre persone, perché voi del sud siete stati abituati a fare le cose in un certo modo. Per prenotare le stanze ci vuole l'acconto. Ha detto comunque, ho parlato con Vincenzini, il proprietario mi aveva detto che non c'era bisogno dell'acconto, non era mia intenzione non farlo. Comunque, mi ha già appiccicato per telefono, perché questo ha cominciato a fare del sud, no, da città, mi dispiace soprattutto a me che hanno di avere a che fare con delle persone serie. Sì, ma io non posso fare, meno di 24 ore non posso fare, noi potremmo pure denunciare chi si cade, scusa, non fatto dire un nome, un cognome, non posso fare se ti camera altre persone. Ma allora, aspetta, tengo pure le email ancora registrate che loro mi hanno dato conferma. Ma denunciamolo. Senti, comunque c'è il numero di telefono e tutto, no? Cosa non c'è per di capire il nome e il cognome di chi si deve chiamare, che non lo fanno fare, noi denunciamo. Eccomi, sì. Sono qua signora, sono qua, se vuole il nome e il cognome glielo do, mica c'ho problemi. Pronto? Pronto, mi sente? Pronto? Luigi, mi senti?
ma si è andata voce sì, lì. Stiamo conversando a tre, pure con quest'altra persona che sta dall'altro lato. No, allora, ma ha capito che la signora l'ha prenotato, non mi ha mandato l'anticipo, io non glielo ho lasciate le stanze, capito? Sì, ma allora, io eravamo rimaste d'accordo che comunque la prenotazione era stata effettuata. Ho capito, ma se lei non mi mandi i soldi, scusa, ma che prenotazione è effettuata? Vi faccio dormire nelle... Voi non potete prenotare altre stanze a meno di 24 ore. Senta, io ho dei posti nelle stalle dei cavalli, i soliti napoletani, vi metto a dormire coi cavalli, come vi va? Ma sono a lei a dormire. Signora, lei ci dorme coi cavalli? No, ci dorme suo padre con i cavalli. No, mio padre non dorme con i cavalli, mio padre dorme a casa sua. Ci sei cascato, sciocchino. Ci sei cascato, stupidino. Ci sei cascato, esci. Ci sei cascato, osce. Elisabetta, sei su Radio Marte, buon pomeriggio. Madonna mia, dai. Voglio parlare con Elisabetta Sessa, per favore. Sì, sono io, chi è? Salve, sono un collaboratore di Vincenzini, la chiamo dal casale dei Gelsi di Pe-